Qui a Murmlicon, città radiosa, vive Mr. Mole con la sua sposa. E in cima alla montagna c'è una fabbrica dove con bravura lui si applica. Quei nobili ingredienti un po' speziati danno vita al miglior dei cioccolati. Chocolate Weich in tutto il mondo è conosciuto, anche in Cina e in ogni angolo sperduto. E alla Gartenstrasse numero 7 vive Mr. Mole con la sua tribù. Qui regna pace e tranquillità, ma la domanda è: quanto durerà? Sonnecchiano al sole i bambini, cullati da sogni lieti nei loro lettini. E nella stanza accanto, quasi in coro, russano i signori Mol in duetto canoro. Prima di colazione, di buon mattino, il buon Willy rimpinza di monete il maialino. Mentre sogna una nuova bicicletta, suo fratello Fritz esce in tutta fretta. Evi adora il suo cagnolino di stoffa. Oh, se solo fosse di carne e ossa. Fritz è in cerca di una nuova avventura e dalla soffitta perlustra i dintorni con mira sicura. Dove puntare la freccia? Al nano da giardino, sembra fare l'occhiolino. Mamma Mol preparerà una grande colazione, ma un imprevisto frena la sua ambizione, poiché quel che esce dal rubinetto non potrebbe dissetare che un piccolo insetto. Coraggioso Striscia Mol, uomo d'azione, in quel groviglio di tubi a profusione. Dov'è quella perdita birichina? Strepita Mol laggiù dalla cantina. Sta demolendo la sua abitazione. Che conseguenze avrà questa riparazione? State a guardare con molta attenzione. Io vado a chiamare Fritz. In questa storia che sta per iniziare, i bambini sono gli eroi veri. Sì, la colazione! E gli adulti? Bambini troppo seri. Oh, signor Grimm! Aiuto! Qualcuno mi ha colpito! Questo è un attacco a un funzionario pubblico! Inconcepibile! Scandaloso! L'aggressore deve essere arrestato immediatamente! E faccia qualcosa! Aspetti! Lo aiuto a scendere! Oppla. È ferito? Ah! Ecco il corpus delitti, l'arma del delitto. Ha per caso idea di chi sia stato, signor Mol? Non l'ha visto? No, stavo facendo una riparazione. Non abbiamo più acqua. Sto cercando la falla in queste dannate tubature. Non arriva più neanche una goccia, vedi? Mi dispiace. Mi scusi. Sono davvero desolato. Un incidente, davvero. E non volevo... L'acqua è tornata. Sì, sì, lo so, lo vedo. Buongiorno. Forza, mi dia una mano. Lei saprà certamente che trafficare con le tubature richiede un'autorizzazione. No, non lo sapevo io. Come ho detto, mi dispiace. Questa volta chiuderò un occhio. Ma solo perché ho cose più importanti da fare. E tu aspetta solo che ti prenda e vedrai. Non l'ho fatto apposta. Non ho mica mirato al signor Grimm io. E a chi? Al cane del vicino. No, non è vero. E poi è soltanto una freccia di gomma. Ma è pericolosa e comunque non si tirano frecce agli animali. Io ho colpito il signor Grimm, non il cane. Già, ed è anche peggio. Che cosa credi che succeda se lo scopri? Che finisci dritto in prigione? Ma il signor Grimm non ha mai scoperto niente, papà.
Questa non è una scusa, Fritz. Scusate, tirate freccia che volete, ma se non vi sbrigate voi arriverete in ritardo a scuola e tu in ritardo in fabbrica. O può scattare? Signori, veniamo subito al sodo. Le vendite della nostra marmottina non sono più quelle di una volta. In altre parole, guadagniamo troppo poco con il cioccolato. Certo, il mercato è molto competitivo, il mercato è globale. Comunque, come direbbe Conrad Bike, per noi non esistono difficoltà, esistono solo sfide. Perciò, avete suggerimenti per migliorare l'efficienza? Cosa possiamo fare o dobbiamo fare? Cosa facciamo? A voi la parola. Prego. Sì, Moll, non deve alzare la mano, qui non siamo a scuola. Credo che questo dipenda dal fatto che alle persone il nostro cioccolato non piaccia più come una volta perché ci impegniamo troppo poco. È sicuro? Sì, però so esattamente come le nostre marmottine torneranno ad essere le migliori al mondo. Per prima cosa aumentiamo la quantità di cioccolato al latte del 24%. Secondo, aumentiamo di 0,2 mm lo spessore dello strato di glassa alla vaniglia sulle orecchie. Poi arricchiamo il naso con un delizioso e dolce aroma alla fragola e aggiungiamo un pizzico di limone sulla coda. Ed ecco la nuova marmottina di Chocolate Vike. La migliore che il mondo abbia mai visto. Una bella idea, Moll. Ma purtroppo bocciata. No, non le ho ancora spiegato tutto, signor. È troppo costoso. Ottimizzare, non aumentare i costi. Sì, ma col tempo, quando la gente si accorgerà che... Non col tempo, voglio risultati e li voglio subito. Ci vuole un'altra strategia. Non produciamo marmottine migliori, ma ne produciamo di più. E voilà! Quantità anziché qualità. Nuovo obiettivo, 10.000 marmottine pronte per la consegna lunedì. Ho già un ordine da Shanghai, che è in Cina. 10.000 marmottine entro lunedì, ma... Questo è impossibile. La parola impossibile non esiste. Faccia funzionare la sua macchina un po' più in fretta, no? Ma il cioccolato non verrebbe mescolato a sufficienza, e questo... Lei pensa davvero che un cinese se ne accorgerebbe? Ascolti bene, adesso le dico una cosa. Oggigiorno alla gente si può vendere ogni schifezza, purché sia veramente tanta schifezza, capisce? Beh, che c'è? Oh, al lavoro? La marmottina entro lunedì. Speriamo di riuscire a farcela. Dobbiamo, Groz, per forza. Fai che combinare disastri. Ma piantala. Guardate un po' qua. Cartoffe, udimi, il cane volante. Oh, quanto è carino.
chi si vede? Che cosa volete? Prova a indovinare. Svuotate le cartelle. Le cartelle, hai detto, subito. Billy, no, non le darai mica retta. Che cos'hai tu? Ti serve un incoraggiamento? Puoi scordartelo. Scusa, cosa hai detto? Aia! Mi hai fatto malissimo! Johnny! Lasciami! Gomma da masticare. Billy, c'ero. Una vera noia. Un coltellino? Forte! È un regalo di Natale. Ridagli quel coltellino, è suo. Oh, ma che tenerezza. Quasi quasi mi viene da piangere. Billy, fa qualcosa. Non so che fare. Siete proprio cattivi. Voi siete più grandi. Volete lasciarci in pace, per favore? Perché vi comportate sempre in questo modo? No, non farlo. Lasciami andare. Te la farò pagare. Giuro che... Te la farò pagare. Lasciami. Non voglio. Questo è Conrad Veidt, il fondatore della nostra rinomata fabbrica di cioccolato. L'ha elettrificata con le sue stesse mani e ora è una delle fabbriche più moderne al mondo. Non è soltanto un grande imprenditore, ma anche un grande uomo. Diligente, severo e giusto. Oggi la sua ditta esporta le famose marmottine di cioccolato in tutto il mondo. A partire dalla Tanzania al Tagikistan, in Mongolia e perfino in Cina, come possiamo vedere dal filmato. Oggi Conrad Veidt è un uomo anziano e vive serenamente da solo. La fabbrica appartiene sempre a lui, ma è gestita da un nuovo direttore, il signor Stuss. Quello è il nostro papà! Sì, è proprio lui. Oh, ma come vi siete conciati? Posso sapere da dove arrivate? Dal bidone dell'immondizia. Dal bidone dell'immondizia? Già, però non è colpa nostra. Siamo stati aggrediti e derubati da Jackie e Johnny. Cosa? Non è vero, sei una bugiarda. Non gli credo, signorina. Loro ci hanno aggrediti. No, non è vero. Sono stati loro. Jackie, non piangere. È di certo un malinteso. Non può che essere così. Sei una brutta bugiarda. Io ti... Fritz, adesso basta. Prima arrivate in ritardo. Poi date la colpa agli altri e ora tu maltratti Jackie. Stai davvero esagerando. Davvero esagerando. Allora, che cosa c'è scritto? Non si vede niente. Che i nostri genitori devono presentarsi a scuola, così la maestra può lamentarsi ancora una volta di noi. Però non è giusto. Allora buttiamola via, no. Il fine della storia. Ma sei matto? Non farebbe che peggiorare le cose. Hai un'idea migliore? Parliamo con mamma e papà e chiariamo la cosa una volta per tutte. Chi crederà alle nostre parole? Nessuno, te lo dico io. E anche se ci dovessero credere, Jackie e Johnny verrebbero subito puniti. E prima o poi ce la farebbero pagare cara. Su, da qua. Io l'ho comprato apposta per andare alle terme di Zurzach. Cosa? Vai a Zurzach? Il weekend benessere con il gruppo femminile. L'hai già scordato? Oh, no. Vai. E voi che farete questo fine settimana? Potremmo andare al circo. Sai, c'è Katop e Ludini, il super cane volante. È un fenomeno mondiale. Didi sì, papà, ti prego. Ecco. D'accordo, va bene. Per festeggiare sabato andiamo tutti insieme al circo a vedere i cani volanti. Grazie, papà. Thank you.
Mol controllo qualità. Mol, tutto bene? Sì. Ottimo. Ascolti, ho sentito che sabato lei andrà con i suoi figli al circo. E lei come fa a saperlo? Io so tutto. Ho un'idea, perché non porta con sé anche i miei figli? Che cosa? I suoi figli, ma io... Mia moglie va alle terme di Zurzach per un weekend. Relax, benessere, ah, sì, 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 anche la mia. E sabato pomeriggio io ho una riunione importantissima, non posso mancare, ne va del futuro della fabbrica. In poche parole, lei, i miei figli, circo. Tutto chiaro? No, ecco, veramente, volevo dirle. Va bene. Posso chiedere ai miei figli? Questa è bella. Mi ascolti bene, Moll. Ho riflettuto sulla sua proposta riguardo alla marmottina. Niente male la sua idea. Ah, sì? Davvero? Certo. Ora porti a termine l'ordine per Shanghai e poi ne parlerò a Pike. Che ne dice? Ah, signor Pike in persona? Ovvio. Lui mi ascolta sempre, o quasi. Questa è la sua chance, signor Moll. Provi a immaginare un aumento di stipendio, un ufficio più grande, magari con una finestra. Allora, che gliene pare? Mi pare magnifico, ovviamente. Beh, grazie, signor Stuss. Bene. Stiamo d'accordo così. Allora le porto i miei figli sabato verso mezzogiorno. La saluto. Certo, prima devo chiedere... Come? Perché no? Perché sono delle carogne avariate. Fritz, questo è il modo di parlare? Ma è la verità, sono stati davvero cattivi con noi. Ci hanno aggrediti e buttati nel bidone dell'immondizia. Nel bidone? Questo proprio non riesco a crederlo. Ma è successo per davvero. Allora, Fritz, fammi capire. Li avete provocati? Certo che no! Era solo per sapere, neanche tu sei proprio un angioletto. E poi in una lite si è sempre in due. Non andrò mai al circo con quelle carogne, piuttosto me ne sto rinchiuso tutto il giorno. O si va tutti insieme al circo oppure non ci va nessuno. Hai capito? Fritz! Fritz, dai! No, non se ne parla neanche. Ma hai sentito anche tu quello che ha detto papà? O ci andiamo tutti oppure non ci va nessuno. Allora non ci va nessuno. Sei proprio cattivo. Pensi solo a te stesso. Io non posso credere che papà lo faccia di sua spontanea volontà. Cosa? Di portare Jackie e Johnny al circo, pensaci. Forse l'ha costretto il suo capo. Ma certo, ha ragione. Dobbiamo aiutare papà, altrimenti lui perderà il lavoro. E poi noi resteremo senza soldi e non potremo mai più andare in vacanza. Ma dai, figurati. Sii buono, Fritz. In fondo è soltanto per 2 ore. Ti prego. Va bene, d'accordo, ma io con quelli non ci parlo. Grazie, Fritz. Sei il miglior fratello del mondo. Grazie, sei un tesoro. Allora, per pranzo ci sono i volavon e il contenitore blu. In quello giallo c'è il sugo. No, in quello arancione, perché in quello giallo c'è lo spezzatino di ieri che riscalderai per la cena. Come dessert c'è una bella torta di mele. Ma attento perché Billy è allergico alle mele. Oh, eccoli, sono qui. Eccomi, arrivo. Nel contenitore arancione c'è... Tesoro, devo andare. Ce la fai ad arrangiarti? Sì, 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 ce la faccio. A occhi chiusi. Come va? Tutto a posto? Buongiorno, signor Stutz. Buongiorno, signor Moll. Ah, ciao, Jackie. Ciao, Johnny. Ciao. Come state? Sono così felice di andare al circo. Sì, 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 anche noi. Tenga, mi chiami a questo numero se le serve. E non si faccia abbindolare dai miei figli, eh? Bisogna sempre far capire chi è il capo. E voi due fate quello che dice il signor Moll, chiaro? Certo, papà. Bene, allora, buon divertimento. A più tardi, signor Stutz. Ecco, ci aspetta sicuramente una bella giornata. Anch'io sono molto felice di andare al circo. Ma sei come alto! Oh,
Sì, certo, il cane volante. Ma prima il bambino mi fa un po' di zucchero filato? Sì. Attenzione, il signor Mole è atteso alla cassa. Ripeto, il signor Mole è atteso alla cassa. No, restate qui, bambini. Torno subito, d'accordo? Oh, ora ho davvero paura. È per me? Sì. Grazie. Sì, pronto? Signor Moll, qui è Glotz. Ecco, deve raggiungermi subito alla fabbrica. La macchina non funziona più. Ha provato a riavviarla? Ci ho provato, ma non succede assolutamente niente. Qualcosa non funziona con la pressione, credo. Che cosa devo fare? Non si agiti, mi ascolti. Ha climatizzato la valvola di sfogo? La valvola di sfogo? Senta, Klotz, non faccia niente. Resti lì dov'è, eh? La richiamo io. Sì, capo, d'accordo. Qui, Klotz, passo e chiudo. Ha detto mi richiami a questo numero se necessario. Per lei. No, cavolo. Qui si gioca, amico. Sì, che cosa c'è? Qui è Moll, controllo della qualità. C'è un problema. Con i miei figli? No, alla fabbrica. La macchina non funziona più. Mi ha chiamato Glotz. Allora ci pensi lei? Ma sono al circo con i suoi figli. Non posso lasciarmi. Sono ad una riunione importante. Questo l'ha capito oppure no? Sì, ma... Niente ma. La produzione non può fermarsi in nessun caso. Se non consegniamo ai cinesi entro lunedì, la riterrò personalmente responsabile. Ha capito? Adesso la saluto. Ascoltate, bambini, qui ci sono i biglietti. Cominciate a entrare, io vi raggiungo. Cosa? Non vieni con noi? Dove devi andare? Devo fare un salto in fabbrica. Ma non puoi, lo spettacolo sta per cominciare. Ma non ci metto tanto, qui ci sono i soldi per lo zucchero filato. Da dividere fra voi, mi raccomando, eh. Bene, io vado. Questi li prendo io. Ehi, quelli sono nostri. Calmati, nanerotto. Glotz, cosa combina? Niente, proprio niente. È solo che non funziona più. Oh! Dunque, vediamo. Ho trovato! C'è qualcosa che sta bloccando il meccanismo. Questo non va bene. Dobbiamo subito dare l'allarme. Sì, credo che... No! Si fermi! È diventato matto! L'allarme può essere azionato solo in caso di emergenza. Sì, ma questa è un'emergenza. Sì, lo so, ma... Mi è venuta un'idea. Signor Moll? Mi sente, signor Moll?
Nel meccanismo? Che cosa importa? Dobbiamo far ripartire la macchina! Sì, capo. D'accordo. Coraggio! Abbiamo perso troppo tempo. Non ce la faremo mai a portare a termine la consegna ai cinesi. E allora la macchina deve funzionare ancora più in fretta. Credo che questa sia una buona idea. Non lo è per niente. Funzionerà, ma la pressione nel settore B non deve aumentare troppo, altrimenti apra la leva di compensazione nel tiro di cioccolato e colleghi il sistema di raffreddamento con la valvola B nel settore A. Allora, ha capito? No, cioè, sì. Beh, perfetto, ora mi scusi, ma devo proprio andare dai miei figli. Buon fine settimana, Klotz. Sì. Addio, signor Moll. Hanno rinchiuso qui, poverino. Ora ti faccio uscire io. Cos'hai ancora da mugolare, brutto cagnaccio? Tra poco tocca a noi. Ciao. Volevo dire caro, simpatico cagnolino. Bravo, Catuffel. Ora papà Rasputin ti dà un bel biscotto. È solo un po' nervoso. Bel spettacolo. Sarà da qualche parte. Cerca, dai!
che sei qui dentro, Fritz! Gentili signore e signori, cari bambini, vi do il mio caloroso benvenuto al Circo Pompinelli! Godetevi con me un pomeriggio all'insegna del divertimento e della suspense! Sarà un grande, grande spettacolo! Jackie! Pieno di magia e forti sensazioni! Stai bene? Jackie! E tu che ce fai qui? Misterioso e affascinante! Mia sorella! Fuori di qui, piccolo moccioso! Sparisci! E tu fila dentro! La nostra principale attrazione! Dopo una radiosa tournée, è di nuovo tra noi il cane volante! Oh, brutto cagliaccio! Torna subito qui! Ora basta con le parole, veniamo subito ai fatti, gentili spettatori! Qui non c'è! Uno! Due! Insieme. Evi! Credo che Rasputin non tratti molto bene Katov. Povero cagnolino, è così dolce. Vuole venire con me, lo so. Ma non puoi portarlo via. Devi restituirlo subito. No! Il cane non è tuo. Forse è meglio non farci trovare qui. Venite! Già finito lo spettacolo? Sì, c'è stata un'interruzione. Roba da non credere. Hanno sparato dal cannone una bambina fuori dal tendone del circo. Una bambina? Sì. Non si era mai vista una cosa del genere. Allora, vediamo se ho capito bene. Un ragazzino ti ha rubato lo zucchero filato e lo ha nascosto in un cannone, giusto? No, lui si è nascosto nel cannone per essere Non mi faccia perdere il filo, sto accertando i fatti. Jackie, che cosa succede? Dove sono gli altri? Ah, signor Moll. Conosce la ragazzina? Prenda nota, Cole. Sì, certo. Questa è Jackie Stutz. Posso sapere che è successo? Un non identificato delinquente ha sottratto alla ragazzina il suo zucchero filato e con l'aiuto di un cannone l'ha sparata fuori dal tendone del circo. Durante l'operazione ha perso, dettaglio importante, questa scarpa. Vede? Allora, rifletti bene, piccola. Ti farò una serie di domande. Conosci questo giovanotto? L'hai già visto? Sai come si chiama? Prenditi tutto il tempo che ti occorre. Rifletti con calma. No, non ne ho idea. Non l'ho mai visto. Signor Pompinelli! Aiuto! Che cosa aiuto! C'è? È successa una cosa terribile. Katofen non c'è più. È svanito nel nulla. Credo sia stato rapito. Che cosa? Rapito! Questa è l'unica cosa che mi è rimasta di quel tenero cagnolino. Katof. Oh mio Dio, siamo rovinati. Un momento, non perdiamo la calma. Chi è questo Katofel? Così magari ci lasceranno in pace. Con le carogne non si può negoziare. Solo chi sa difendersi viene rispettato. Oppure viene fatto fuori del tutto. Certo che sei proprio un fifone. Non sono un fifone, sono realista. Oh,
secondo te sarebbe stato giusto versare un secchio d'acqua in testa? Io e spararla in aria con un cannone da circo? Ma è stata legittima difesa! Legittima difesa, sciocchezze! Ritieniti fortunato che Jackie non abbia voluto denunciarti alla polizia! Che cosa? E adesso chiedile scusa, su, vieni qui! Certo che no! Certo che sì, chiedile scusa! Ho detto no! Fritz, te lo dico per l'ultima volta. O le chiedi subito scusa o finisci in castigo per 2 settimane. Ma papà, questo non è giusto. Bene, 3 settimane. Che cosa? 4 settimane. Oh, ma... 5 settimane. Va bene, d'accordo, lo faccio. Ti chiedo scusa. Come? Non ho afferrato molto bene. Scusami se oggi ti ho sparato con il cannone, Jackie. Tutto a posto, può succedere. So che non avevi cattive intenzioni. E ora stringetevi la mano. Beh, hai visto? Tutto si è risolto bene. È bello fare la pace, giusto? Che ci fa qui questo cane? Attenzione, attenzione! Annuncio importante della polizia! Il cane Catoffel Udinì, star del famoso circo Pompinelli, è stato rapito! Chi darà informazioni sul colpevole sarà ricompensato con una somma di 2.500 franchi! E in più avrà 10 kg di zucchero filato! Attenzione, attenzione! Annuncio importante della polizia! Dieci chili di zucchero filato. Non aver paura, Catoffel, qui sei al sicuro. Ma, Evi, no, non si può. Tu non puoi tenere questo cane. L'avevo detto fin dall'inizio io. Ma lo trattano malissimo al circo, l'ho visto con i miei occhi. Quel domatore cattivo lo tiene rinchiuso in una gabbia. Vero, Catoffel? No, oh, santo cielo, ascoltami. Tesoro mio, dobbiamo restituire il cane. Hai sentito? La polizia lo sta cercando. Coraggio, dallo a me. Ti prego. Tieni duro, Catoffel. Vengo a trovarti presto. Non dovremmo venire anche noi? Sa, nel caso in cui ci chiedessero... Giù le mani, tu vuoi solo la ricompensa! Cosa? Sei sempre il solito bugiardo! Adesso basta, Fritz. Nessuno riceverà alcuna ricompensa. Adesso restituisco il cane e voi mettete in ordine la stanza, capito? Sì, signor Mal. Noi due abbiamo ancora un conto in sospeso. Su, prendilo, Johnny! E come principale inquirente posso assicurare agli abitanti di Murmlicon che abbiamo mobilitato tutte le risorse a nostra disposizione per ritrovare il più velocemente possibile il cane rapito e impartire quindi al colpevole la giusta punizione. Grazie, grazie stimato pubblico e grazie per il vostro sostegno in questo momento difficile. Il prossimo spettacolo avrà inizio tra pochi minuti. Signor, vi aspetto. Mal! Oh, signorina Strang. Immagino avrà saputo del cane rapito. Sì, davvero. Solo una persona orrenda può aver fatto una cosa del genere. Si sente bene? Sì, sono raffreddato. Non è grave. A proposito, volevo chiederle se ha ricevuto la mia lettera, signor Mal. La sua lettera? Sì, quella che le ho scritto l'altro giorno. Beh, cosa? Grazie per la lettera, gentile da parte sua. Gentile? Beh, non lo so, ma ho pensato che dovremmo parlarne. Ah, sì, certo, assolutamente, dobbiamo parlarne. Ah, ma non adesso, ora non è il momento, cioè io non mi sento affatto bene, capisce? Arrivederci. Magari un'altra volta, signorina Strang. Arrivederci. Arrivederci. Thank you.
dispiace, cagnolino, mi dispiace, ma non ho alternative, lo capisci, vero? No. Quale sarà la Ah, eccola. Uno, due, tre. Quanto pesa? Che diavolo c'è qui dentro? Allora, vediamo un po'. Come posso punirti, ladro di zucchero filato? Lo costringiamo a mangiarsi la sua scarpa. Non dire semenze. Io invece ho un'idea migliore. Ti lasciamo libero, a condizione che tu e il tuo stupido fratello mi riportiate il cane. Che cosa? Perché dovremmo farlo? Così poi incassiamo la ricompensa. 100 punti, genio. Non provateci neanche a toccare Catoppe. Allora, Fritz, che dici? Abbiamo un patto? No, neanche morto. Allora, purtroppo dovrò andare alla polizia a dire al sergente Grimm chi è che spara povere fanciulle indifese fuori dal tendone del circo. E che ruba i cani altrui. Eh? No, Jackie! Hai detto qualcosa? Va bene, hai vinto. Accetto. Che bravo! Johnny, liberali! Oh. Solamente questi due, però. La piccola resta qui, come ostaggio. Ma guarda un po' chi c'è qui. E aspetta solo che ti prenda. Che cosa fai, mordi? Questa volta è proprio esagerato. Sistemo per le arreste così capirai insomma. Sei sicuro di non voler andare alla polizia? Allora, amico mio, chi non vuole capire, deve subire. Ora ti faccio vedere io come viene punito un cagnaccio che osa mordere il suo padrone. Rasputin! Che cosa c'è? Il direttore vuole parlare con te. Non ho tempo. Ha detto che è molto urgente. No, porca miseria. Tu aspetta qui. Ne posso finire questa vitaccia, ma... Fritz, non credo che sia una buona idea. Ne hai una migliore. Su, prendile. Piano, piano. Ci metteremo nei guai. Ecco. Direttore vuole parlare con me, eh? Thank you.
Che ci fa qui? Io non lo so, mi dispiace. Mi dispiace tanto, non so. No. Sì, Moll. Signor Moll, non è stata una buona idea far funzionare la macchina così in fretta. Io gliel'avevo detto, si ricorda? Fa dei rumori tipo mostro a cavallo. Ha collegato il sistema di raffreddamento con la valvola di sfogo B nel settore A? Sì, cioè, credo di sì, non lo so. E la leva di compensazione? Ah, il pulsante di compensazione! No, Moll, non il pulsante, la leva! Leva! La leva, in basso a sinistra! L'ho trovato! Oh, finalmente! Grazie al cielo. Ah, ben fatto, grazie. Grazie, signor Moll. Lei è sempre migliore. Sì, lo so. Grazie. Telefoni da casa sua! Del mondo. No, non farlo. Quel peluche è mio, è un regalo di mio padre. Non bruciarlo. Mettilo subito giù. Dammelo subito. Prima voglio Evie. Prima il cagnolino. No, insieme. Mammina tesoruccio. Bene ragazzi, è stato un piacere. Grazie di tutto, ciao. Catoffe. Allora, ricominciamo da capo. In primis è sparito il cane, poi è improvvisamente riapparso e infine è stato rapito di nuovo da due bambini. Ho capito bene? No, non erano bambini. Quelli erano dei mostri. Io ho cercato di trattenerli, ma loro mi hanno sparato. Intende con questa? Aha! Ecco il corpus delicti. La stessa freccia dell'altra volta. Connor! Abbiamo a che fare con un delinquente seriale! Oh, beh, vai. Cacca! Io...
Interessante. Ha usato per ben due volte la stessa arma. Dobbiamo redigere un profilo per capire la personalità del colpevole. Chi può aver rapito questo cane? I figli del signor Moll. L'abbiamo liberato noi. Gli hanno fatto tanto male, poverino. Possiamo avere la ricompensa? 2500 franchi. E 10 kg di zucchero filato. Signor Moll, è stato davvero molto divertente oggi al circo. Non mi aspettavo che partecipasse anche lei. Nemmeno io. Oh, a proposito, ha riflettuto su quello che le ho scritto nella lettera? Sì, sì, possiamo parlarne un'altra volta? Sa, sono un po' preoccupata. Sì, anch'io sono preoccupata. Per i suoi figli, signor Moll. Perché? Cosa hanno fatto i miei figli? Appunto, gliel'ho scritto nella mia lettera. Santo patatrac! Che cosa è successo qui? Perché quelle facce? Dove sono Jackie e Johnny? Sono andati a restituire Cut-Off. Cosa? Ma se l'ho appena riportato indietro io? Sì, ma poi Fritz e Billy sono dovuti andare a riprenderlo. Che cosa? Siete andati a riprendere il cane? Sì, Jackie ci ha costretti, papà! Per via di quella stupida ricompensa. Jackie ha detto che avrebbe spifferato tutto alla polizia se non gli avessimo portato il cane. Sono delle carogne, te l'ho detto. Senti, Fritz, però ora basta con questa storia. Che modo di parlare è questo? Perché non credi mai a quello che diciamo? Perché è un po' difficile credervi, visto che non mi avete dato la lettera che la vostra maestra vi ha consegnato. Se volete che le persone vi credano, dovete smetterla di dare sempre la colpa ai vostri compagni, altrimenti... Altrimenti cosa? Perché devo sempre andarci di mezzo io, anche se non ho fatto niente di male, eh? Fritz, torna subito qui! T'hai sentito? Fritz! Evi! Billy! No, e che cosa c'è ancora adesso? Sì, Moll! Ehi là, ciao! Volevo sapere come state. Tutto bene lì? Sì, sì, va tutto magnificamente. Hai trovato l'occorrente per il pranzo? Sì! Ah, nel congelatore c'è la torta gelata alle castagne, l'ho fatta io. Non mangiatela, mi raccomando, perché è per domani. Ce la gustiamo tutti insieme quando torno a casa, va bene? E tu ti stai divertendo? Sì, e come? Mi diverto tanto. Non lo vedi? Faccio la valigia. Come la valigia? Dove te ne vuoi andare? In Australia, il più lontano possibile. Puoi dare questo a papà? Però, Fritz, non puoi andartene via così. Sei ancora un bambino. Quando sarò grande, tornerò a prendervi. Fino a quel giorno dovrete resistere. D'accordo? Aspetta un momento. Questo è per te. Ma sono i tuoi risparmi per la bici? Di soldi ora ne hai più bisogno tu. Grazie, Billy. Fritz? Posso entrare un momento? Fritz? Se n'è andato, papà. In Australia. Oh. Uff.
signor Grimm. Signor Moll, la dichiaro in arresto. E sono in arresto anche i suoi figli, per rapimento di cane. Ma signor Grimm, devo cercare mio figlio, per favore. Non se ne parla neanche. La commedia è finita, caro signor Moll. Ma non può restarci, noi siamo soltanto dei bambini. Davvero? Lo decido io che cosa si può o non si può fare. Forza, tutti dentro e senza discutere. Dovrebbe arrestare quel Rasputin, è brutto, cattivo e maltratta gli animali. Collar, sequestri la ruspa. Vabbè. Ah, e così Fritz se la sarebbe sbignata. E dovrei anche credervi? Mm? Sì, però è tutta colpa di Jackie e Johnny, perché volevano incassare i 2500 franchi. Oh, davvero? È per questo che avete sparato in aria quella ragazzina? Ma no, no, quello è successo prima. Fritz voleva farla pagare a Jackie perché ci hanno rubato i soldi. Esatto. E non volevano darci lo zucchero filato. Avete rubato anche lo zucchero filato? No, loro l'hanno comprato con i nostri soldi. Soldi? Quali soldi? Papà, ti prego, di qualcosa. Signor Grimm, dobbiamo parlarne. Nessuno ha avuto cattive intenzioni. Sono solo dei bambini. Mi lasci chiarire la faccenda con loro? Lei non chiarisce proprio niente. Signor Moll, le confesso che ho sempre più l'impressione che l'educazione dei suoi figli le sia sfuggita completamente di mano. L'educazione dei miei figli non è affar sua, ha capito? Che cosa le prende? Questo è un elemento probatorio. Probatorio? Questo è ridicolo. Lei è un mediocre poliziotto. Collar, rinchiudilo in cella! Che cosa? Ma... Rinchiudi in cella quest'uomo! E anche i marmocchi. No! Papà, no! Papà! Ma non può farlo, sono innocente! Non potete tenerci qui, siamo solo dei bambini! Mi dispiace, ma un ordine è un ordine! Catoffel! Che cosa gli succederà adesso? Lo riportiamo al circo, a Rasputin! No, non potete farlo! Rasputin è così cattivo con lui! Collar! Mi dispiace davvero. No, la prego! Questa è per te. Per me? Da parte di Fritz. Caro papà, quando leggerai questa lettera sarò già lontano. Vado in Australia a studiare il comportamento degli squali. È meglio per tutti, credimi. Gli squali sono animali pericolosi, ma almeno sono giusti. Non come te. Addio, Fritz. Ma io sono davvero così ingiusto? Tu non ci ascolti mai. Ma questo non è affatto vero. Ho cercato soltanto di... Ora mi raccontate quello che è successo e io vi ascolterò. Ma senza interrompere neanche una volta. Senza interrompere neanche una volta. Ve lo prometto. Dunque, Jackie e Johnny prima hanno legato Fritz a un palo per rubargli il coltellino, poi mi hanno rinchiuso in un bidone della spazzatura, ma la maestra non ci ha voluto credere, allora ha scritto quella lettera per te, ma la lettera è caduta nel tombino e non sapevamo cosa fare. Abbiamo consegnato il cane a Jackie perché lasciasse libera Abby e poi Jackie è andata alla polizia con il cane dicendo che noi l'avevamo rapito e che lei lo aveva salvato. E quindi conferisco a questi piccoli ma valorosi collaboratori che ci hanno aiutati a smascherare il ladro del cane la medaglia al merito di Murmlicorn. Ma adesso ci date la ricompensa! Certamente! Eccola qui! 2500 franchi in oro!
raccontato tutte quelle bugie. La polizia le ha creduto ed è venuta a casa nostra. Per questo siamo rinchiusi qui. Santo patatrac, che storia. E cosa facciamo adesso? Avrà azionato l'allarme. Fateci uscire! Aiuto! Aiuto! Fateci uscire, per l'amor del cielo! Questa è un'emergenza! Che c'è ancora? L'allarme! L'allarme della fabbrica! Bambine, andate a casa. Io devo andare a salvare la fabbrica. Non andiamo a casa. Noi veniamo con te. Qualcuno deve pur tenerti lì. Sì, esatto. Presto, di là. Veloce, salite. Coraggio. Ehi, forza. Riprendi qui. Lo stai riprendendo? Certo. Ehi, ma dove credete di andare? Lei è in arresto. Non ho tempo. La mia macchina. Fermatevi. Fermatevi. La mia macchina. Fermatevi. Brutto cagliaccio poissoso. Siete prende, ti spacca mille pezzi. Volevo dire caro dolce cagnolino. Cotofo. Ehi, che cosa sta facendo? Non lo vedi? Il mio cagnolino è di nuovo sparito. Quindi senza cagnolino niente ricompensa. E via anche le medaglie. Johnny, dobbiamo riprendere il cane. Fregati. Ehi. Oh no, è la mia bicicletta. Fermatemi. Ho detto fermatevi in nome della legge! Caller! Subito! Inseguimento! A tutto gas! Veloce. Forza, vai, vai! Ho fatto la curva! Oh!
veloce, sali! Non ci penso proprio! Fritz, per favore, mi dispiace tanto, davvero. Oh, sì, ti dispiace, non ci credo neanche un po'. Oh. E dai, Fritz. Ti credo, sul serio. Sì, lo ammetto, ho sbagliato. Avrei dovuto ascoltarti. Non avrei mai dovuto costringervi ad andare al circo con quei... Con quelle carogne. Allora, avete finito di fare gli sdolcinati? Dobbiamo salvare la fabbrica adesso. Su, vieni, sì, papà! Sì. Andiamo! Sì. Paura e di disorientamento. Sirene ululanti per tutta la città. Fumo nero proveniente dalla fabbrica di cioccolato. Si tratta di un incidente, di un attentato o addirittura di un golpe. E queste persone sono coinvolte? Che cosa sia successo? È ancora tutto da chiarire. Ma di certo stiamo vivendo ore drammatiche qui, a Burlington. La mia famiglia è sparita! Restate qui, io torno subito, d'accordo? Che cosa stai facendo? Signor Moll, finalmente! Dobbiamo arrestare la macchina! Ma è impossibile! Interruttore principale, proviamo con quello! Non si riesce a raggiungerlo! È troppo pericoloso! La macchina spara nocciolo! Basta chiudere la valvola di conduzione! Non si riesce ad arrivare neanche a quella! Come no? Dall'alto! Cosa? Dall'alto? Non le faccio vedere! Glotz! Ci metta ai comandi, forza! No! No! Prema il pulsante rosso! No! No! Ah. Signor no! Glotz! Lo faccio io, papà! Meglio di no, Fritz. Non è una buona idea! Nell'altro verso, Fritz! Nell'altro verso! Nell'altro verso, sì, signore! Allora ti riporto giù! Ah!
Sei stato davvero grande. Sono così fiero di te. Oh. E sta succedendo? Perché la macchina è ferma? Perché la macchina è ferma? Beh, perché è rotta. Non lo vede? Rotta? Non dica idiozie. La produzione deve continuare in ogni caso. Fermo! Fermo. È molto pericoloso quello che sta per fare. Da, ma che coniglio, per un po' di fumo. Funziona, visto? Che sta facendo? La macchina funziona benissimo. Eh no, non funziona. Funziona, signor Moll. No. Sì. No. Sì. Oh, guardi cosa ha combinato, brutto imbecille. Signor Weich, questa è una coincidenza. Stavo proprio per salire da lei. Che succede qui? Ecco. Chi è lei? Moll, controllo qualità. Moll? Mai sentito questo nome? Ho creato la nuova ricetta per far sì che le nostre marmottine siano di nuovo le migliori al mondo. Perché? Le nostre marmottine non sono più le migliori? È una cosa orribile. Sì, sì, appunto. È quello che ho detto anch'io a Moll. Così non funziona. Sempre solo quantità invece di qualità. Ma vabbè, non è mai così. È vero, Moll? No, certo che no. È proprio il contrario. Ecco, guardi, le faccio vedere. Io pensavo di aumentare la quantità di cioccolato al latte del 24% contemporaneamente di spessire di 0,2 mm lo strato di glassa alla vaniglia che si trova attorno alle orecchie, poi di arricchire il naso con un delizioso aroma di fragola con l'aggiunta di un pizzico di limone sulla coda. Un pizzico di limone? Che assurdità. Non è per niente una cattiva idea. Beh, ecco, io l'avevo già detto a Moll, è andata proprio così. Lui sa bene che l'idea base l'ho avuta io dopo molte valutazioni effettuate senza sosta, giorno e notte. E diciamo che Moll l'ha semplicemente elaborata. Sono un cazzo. Signor Stuss? Sì. Lei è licenziato. Ma io... Oh!
Bene, questione chiusa. Bravo, signor Valk, ha fatto proprio bene. Veniamo a lei. Serve un direttore di produzione. Un uomo di spessore. Potrebbe interessarle? Oh, beh, sarebbe magnifico. Grazie, signor Valk. A fin dei conti, lei ha appena salvato la mia fabbrica. Sì, ma solo grazie ai miei figli. Venite qui. Niente, solo un piccolo allarme in fabbrica. Già. E io che temevo già il peggio. Sai che papà ha salvato la fabbrica? E noi l'abbiamo aiutato. E papà adesso è il nuovo capo. Oh, davvero? No. I miei eroi. Bravo! 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 Andare avanti, ho detto, mezza calzetta. Non frenare, ma andare avanti. Ho capito. Collar, dietro fronte, in seguimento, dobbiamo recuperare il cane e arrestare quei delinquenti. Collar. Sa che cosa le dico? Arresti se stesso, sergente Grimm. Come? Ma saluto. Ma che... Ehi! Dietro a fronte! Ciao, ciao. Il sergente Grimm non riesce a realizzarlo. Tutti hanno finito per abbandonarlo. Ma presto dovrà pur rendersi conto. Incriminare i Moll è stato un grande tonfo. Katoffen a Evie è stato regalato perché anche il direttore l'ha capito. Questo bel cagnolino merita attenzione, possibilmente senza quel cannone. Rasputin continua a lamentarsi, ma dell'altrui aiuto non può più giovarsi. I circensi lo hanno allontanato e del tutto solo è ormai restato. In casa Moll regna la pace e il cagnolino alla mamma davvero piace. Una nuova vita per lui è iniziata e come? E per celebrarla occorre un nuovo nome. Katoffel si gode un bel banchetto. Di patatine ne mangia almeno un etto. E tutto è davvero molto chic. È per questo che l'han chiamato... Cheese! Mr. Moll non ha nulla da obiettare. E alla salute non può far altro che brindare. In casa Moll regna serenità e ingegno. Finché la prossima fredda.